chiedo a Lughe di Pordenone, ma avete informazioni su dei programmatori puri? Mi hanno detto, ah, ho sentito che c'è un software OBS Studio. Ok, loro mi hanno dato il là da programmatori, non ne sapevo niente del software. Io che sono, mi sento più multimediale, diciamo, ho installato OBS, ho cominciato a bloccarci, nel giro di mezz'ora avevo già il mio primo tutorial online su YouTube. Il telecomando della. Telecomando? C'è un telecomando. Devo. È spento, è ovvio, si è spento. Adesso si. Non lo so, vabbè, comunque. Si sta accendendo pian pianino, adesso lasciamogli il tempo. Allora, la cosa che ho visto è che OBS è un accentratore di fonti, audio, video, immagini, quello che volete. Quindi voi potete avere N webcam collegate, N videocamere collegate, tante sorgenti audio, il vostro PC, un mixer, molti microfoni, tutto quello che volete, tramite oggetti hardware, tipo la telecamera esce fuori con l'HDMI. C'è una scatoletta di acquisizione che trasforma l'HDMI USB 3 e la passate al computer con l'USB 3. Vi costa almeno un PC con l'USB 3 per fare l'acquisizione che un PC che abbia la scheda di acquisizione HDMI, giusto? Quindi a livello di soft, di costi, ci sono anche le relative. Forse devo fare un riavvio per fargli vedere l'HDMI, ma non mi cambia niente. Ci sono le relative setup che vi faremo avere. Poi la cosa interessante è che voi create una scena, si chiama, vuota nera, dite qual è il vostro input che volete mettere dentro, tipo solo la videocamera del vostro portatile, perché fate un video tipo Matteo GP Flora, chi lo conosce, vi mettete lì col setup, parlate, avete il microfono, input audio, e voi input video. E voi potete fare dell'input più materiale insieme, cioè immagine che il logo brandizzato della vostra azienda, del vostro logo, della vostra associazione, gli hc.camp, ci saranno i logo, adesso lo vedrà, spero, e poi un pezzo di mascherino che era in Hacker Embassy, in Telegram, ha visto la mia foto così miliardi di volte, perché gli faccio vedere le mascherine simili, KDE, quei plasmoidi, perché te lo puoi scostruire. Lo fate come delle PNG trasparenti, perché è grafico, se no mi dite, la trasparenza che dice buco, e ci mettete sotto banco il vostro video dei relatori o il video della slide, volendo. Quindi, se non avete le conoscenze grafiche, però date le specifiche a un grafico, 30 secondi vi fa il mascherino e ce l'avete con i vostri brand. Beh, si sta avviando, non è un disco SSD, scusatemi, un'unità SSD, è ancora un disco meccanico. Hacker non posso dire disco SSD, non è un disco, unità SSD. Ok, e poi dopo avete anche le periferiche audio, tipo un microfono figo, una roba, l'audio della webcam è scrauso, non usatelo mai perché si sentirà male. Probabilmente la webcam è mono, quindi vi sente, è solo sul canale destro e non sul sinistro, quindi è un macello. Fatto tutto questo, voi potete farvi sia i video su YouTube, tipo come ho fatto il lab, che voi fate delle storyboard lunghissime, fate 20.000 video, tipo storia della sicurezza informatica, fate vedere quanto voi siete bravi a spiegare la sicurezza informatica per le aziende. Aspettate, perché la cosa che ho proposto lì è, i video che vi fareste su YouTube sono per voi, per mangiare, alla fine dovete avere le persone che vedono il video e dicono, ah, chiamo quello come esperto per GDPR, per la privacy all'interno dell'azienda. E volete fare N video che abbiano una storia per arrivare poi a farvi a qualunque video vi prendo, vi promuovono. OBS può fare anche quello e vi dà un risultato molto professionale. Poi potete fare una scena come vedevate negli altri talk. Ci diceva, guarda che ti metto te grande relatore che ti stai presentando, sono io, Ermelius, azzi, i miei coglioni, il figo che sta facendo queste robe. E poi ho la mia slide in piccolo. Quando voglio far vedere slide, perché faccio il programmatore, scrivo pacchi il codice, non le lascio in piccolo. Creo la scena opposta, cambiando i due video, e praticamente ho il video in grande. Ecco, bello, io
A casa, quando faccio i video, ho il monitor con questo sotto, perché è il mio brand, il mio logo. Fatelo anche voi se potete, avete un brand, un logo, vi deve dare la vostra... perdo il cellulare, tutti sanno che è mio. E così voi andate in giro, avete il visto uguale, il brand uguale, i video che fate uguali, avete un marchio, il marchio vi identifica digitalmente, già Shintech sa cos'è l'identità digitale. Voi se siete, questa è la mia identità digitale. Ok, io quando faccio musica sono nel piano, butto questo come logo, o se è qualcosa di diverso, metto delle immagini di rievocare quello che sto suonando, ma questo è il mio logo. Ok, 10 minuti. Allora adesso mi apro OBS, farò una cosa un po' strana, mi metto di spalle perché il secondo monitor è questo, pilotare OBS per farvi vedere il funzionamento, così no, quello che vi ho detto a voce non è fuffa, ma è realtà, potete vedere realmente. Si è aperto di qua, lo giro anche solo così, tanto so che fin qua ci sono, ho già privato le scene. Allora ho la mia webcam che l'ho coperta, adesso la apro e vedo il muro, quindi ho già scelto io piccolo e desktop e lì con il libro meglio. Ok, la webcam l'ho già messa in modo che non copre il mio logo, o anche il vostro, in modo che si veda sempre il vostro logo mentre parlate e voi siete lì per vedere i contatti. Sì, ok, ma per adesso l'ho messo così, poi ci potrebbe fare anche la cosa al contrario, tipo scena 2.2, mi sembra che l'ho chiamata così perché non avevo tempo, più in grande e la scena in piccolo, ora devo mettermi qua. E sto parlando qua sulla qua, però di solito qua è il momento che mi presento, il primo video in assoluto in una serie di eventi dico chi sono, quindi mi vedrò così, oppure all'inizio di ogni video oggi parleremo, o meglio mi invento quello che c'era l'allenatore qui, oggi dovremo parlare di Apache, Stracanazzi o fine, cambio scena, cambio scena, quindi in tempo reale faccio il cambio scena. Ok, o se non vi la sentite perché dovete cliccare, fate un amico che vi faccia con OBS il cambio scena, in modo che se fatto bene, post produzione non ne avete. Là il fatto non è per l'hardware o per il software, è colpa vostra, perché dovete imparare a speakerare, cioè a parlare e voi siete davanti a una registrazione, la gente si caga addosso perché parlare davanti a miliardi di persone, quindi vi sentirete quando vi ascoltate la vostra voce che non è vostra, la velocità di parlare, io adesso sto sudando come non so cosa, quindi può essere che avete un video di schifo perché faceva caldo, quindi dovete rifarli finché registrare per voi naturale come andare in bagno. Ok, quindi quando avete fatto queste prove potete fare i vostri video e siete normali, non fate errori tipo e non so dov'è il menu della cosa. Io l'ho detto e lo ridico, se vedo un video che uno fa non so dov'è il menu, lo cerco, quello roba non è mio follower, non lo seguo e non ha studiato il minimo per fare dei video professionali. Ok, e con questo sistema avvia registrazione, vi salva la slide dell'MP4 sul vostro computer, oppure se gli date su YouTube gli create un video in streaming, YouTube vi crea la stringa di password diciamo per lo streaming, glielo date dentro OBS nelle impostazioni, poi dovete andare su YouTube, ripescare il link per lo streaming che vi dice tipo partirà alle 8:30, mancano 5 minuti, farlo partire da YouTube. Quando YouTube è pronto per recepire lo streaming, voi fate avvia trasmissione. State facendo una live diretta, quindi la live ve la consiglio di fare quando avete minimo 400 vi seguono e vi hanno detto se ci provi una live bene, altrimenti rischiate che la fate per voi stessi, zero utenti, non vedete il video, visualizzazioni 2, che era tu e il tuo altro subalterno che usava OBS e voleva vedere su YouTube, su Google, scusami, su YouTube chi deve, quindi è un flop. E siccome su internet quello che scrivete rimane, voi potete programmare mesi e mesi e mesi il vostro modo di farvi video. Con OBS potete fare queste prove. Allora, casualmente, io ho un microfono importantissimo di là, e questo PC adesso è collegato col microfono di là, quindi non ha l'audio.
Qua non riesce a prendere l'audio perché non lo trova. Se lo trova, i fumetti si alzano. Devo stare sul giallo. Giallo vuol dire che anche sul cellulare vi sentiranno. Verde non è distorto, ma i cellulari non vi sentono. Rosso, distorto tutto il suono. Quindi il cellulare sentirà. Non si capisce niente. Non fate l'errore di mettere la colonna sonora sotto subito. Cioè, la colonna sonora, la musica di sottofondo subito. Perché se poi voi vi accorgete che avete sbagliato qualcosa, volete fare il taglio, tagliate anche la musica sotto. E quindi si sente e enfatizzate l'errore del vostro taglio, a meno che non volete farlo apposta. Può essere, andate fuori dagli schemi e perché volete che si noti una cosa particolare, allora siete su peggio del clima postmoderno. Ok, mi sentirete dire i termini un po' magari, poco tecnici, informatici, ma più di cinema, perché ho fatto 3 corsi di cinema, un montaggio. E cortometraggio, quindi uno volesse anche capirmi la mia voce che schifo che la sento, magari posso dargli una dritta di come si riequalizza, se che microfono ha preso, l'ambiente che fa, magari il riverbero dell'ambiente, quindi si può migliorare la voce. Se dovete parlare adesso di gola, e dovreste parlare in questo qui, con la voce non rauca e viene una voce un po' più impostata e potrebbe essere anche più professionale nel vostro video. Mancano 6 minuti, domande. Allora, apri il microfono. No, tu che ho puntato, vai dalle persone che vogliono farmi domande. Scusatemi se sono stato veloce, ma deve essere proprio una roba. Sì. OBS ce l'ha. Parlavi di voci, distorte. Ok. C'è un plugin compressore su OBS di Per? default. Compressore. Sì, c'è. Compressore digitale. Ora Sì. hai, scusami, l'ho saltato, su gli effetti, hai. Perché è il tuo relatore. Vai, Emiliano. Devi andare col. Per accenderlo il proiettore devi andare col palo e accenderlo da su. Ok, e non ti hanno dato il telecomando per l'altro proiettore, bisogna. Allora, OBS ha dei filtri. Uno è il filtro del rumore minimo. Cioè, io sono qua, ho il mio microfono trafico che è panoramico, prendo me e, non, e lui non sa che io sono il relatore e voi no. Tu che mi devi mandare un pacchetto di cracker, io sento Sì, te sì, meglio sì, di sì, me. sì. Allora, metti la riduzione del rumore minimo, il relatore può stare lontano, se no va basso e sega anche lui. Sento solo il rilevante, fighissimo. Poi il compressore c'è perché il livello di volumi c'è, poi c'è anche un filtro, qualche equalizzazione al volo. Te li faccio vedere Ok. perché sto andando a memoria. Filtri, ok, fai proprietà, cioè su filtri, ok, metto più e vediamo i nomi. No, aspetta, ho fatto più sulla scena sotto, me l'ha lasciato fare anche. È strano. Questo sarà da segnalare. Eccolo Allora là. c'è compressore, incremento, che sarebbe l'aumento, e sensibilità dell'ingresso. Questi sono quelli che ho utilizzato di più. E a questo punto vi dico, l'equalizzazione dell'audio del vostro microfono ve la fate con un microfono professionale. Cioè, non spaventatevi, il mio microfono, che è anche a scheda audio, costa 160 euro adesso. Non è un prezzo enorme, costa di portatile intero se prendete uno buono. Quindi avere un microfono buono vi evita di dover dire non ho la possibilità di equalizzare l'audio, metti solo l'incremento o il compressore e la sensibilità se devi levare tipo sei in una casa in campagna, senti sempre gli uccellini di fondo e vuoi levarli. Ah, l'altra cosa che ho dimenticato, qua potete anche avere una casa in disordine, dietro tutto in disordine, prendete un bel pannello verde. Ci fa il green screen, lo mettete dietro, OBS registra col green screen, c'è la possibilità di levare il green screen, diventa trasparente come una PNG e gli mettete la classica libreria di Montemagno, che però la sua è vera, e potete andare in green screen e mettervi il vostro logo o avere finta, far finta di avere lo studio professionale figo, se dovete parlare di hacking, altre cose, se siete dei maker in generale, Arduino, altre cose. Vi procurate un'asta per tenere tipo quelle del
le lampade, ho calcolato l'attacco rapido, poi l'asta la mettete alta, la videocamera la mettete per il basso, fatto una ripresa satellitale. Ok, io vedo questo tavolo bello pulito, solo le mani mie e faccio tipo art attack con la vinilica, faccio vedere, ma voi potete far vedere Arduino, come si salda, altre robe, voi siete sempre con la faccia, voce fuori campo e la mano dentro, quindi mi raccomando, no mani come me, mi mangio le unghie, che schifo. E magari no, braccialetti per gli dattili, non so cosa, se no non va bene, e fate vedere quello che fate e potete farvi anche dei video di maker fisicamente fatte. Non c'è un limite all'immaginazione, cioè il programma vi può fare tutto, il limite è la vostra immaginazione, se sapete immaginare non lo fate. Il programma è quasi uguale, e dico quasi, su Windows, Linux e Mac, perché la settimana scorsa, prima di vedere quel camp, ho scoperto che su Windows il testo usa una tool che si chiama GDI, che è deprecato, e si riesce a dire ai programmi, cambia il testo del relatore dello speaker. Linux le robe deprecate non le vuole, quindi usa FreeType 2, e quella tecnologia non permette di cambiare il testo, e quindi è quasi uguale. Però nel setup generale è quello. Domande? No, allora facciamo che è chiuso perché adesso ho sforato i 2 minuti e dovrebbe arrivare il prossimo, non so chi è.